un po' Fonzi oggi. Ed eccolo qui, Francesco Marcellini. Ciao Francesco. Ciao Serena, buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Tutto a posto. Enrico, brilla la serata. La prendiamo allora, vai. Siamo in onda! Ci siamo dentro Emiliano, facciamo un grande applauso! L'amore è l'unico programma che fa bene all'amore, fa, bene, fa bene all'umore! Facciamo un altro applauso! Bravo. Come state? Tutto bene a casa? Non c'è male! Buonasera Paolo! Buonasera Erminio! Buonasera a tutti quanti voi che ci ascoltate attraverso le magiche frequenze di Radio Renove. Antico caffè Soriano. In diretta. Non ho capito perché questa sera siamo malinconici. Ma vedrai che a fine puntata la malinconia se ne sarà andata. Vi saluto ufficiale dal 100 lire, ragazzi. Noi siamo sempre sulle frequenze di Radio R9. Buonasera a tutti, sono Anna Laura, entro in diretta qui al Bipi di Scodiner. Vado ad importunare un po' di persone. Di conoscere tutte le particolarità di questa serata da Manacara in diretta. Fu una crociera fantastica con questa diretta, una grande crociera! All'ascolto di Radio Renove, qui in diretta dal Caffè Florian. C'è di Prati di Tivo, siamo qui anche oggi dove trascorreremo un lunedì fantastico. Centolini, veniteci a trovare. Mi raccomando, è sempre sulle frequenze di Radio Renove. Ciao a tutti e buonanotte! Qui dal Toga Party di Tortoreto, siamo al Sayonara. Ragazzi, qui si è già riempito di gente, insomma, sembra di essere tornati nell'antica Roma, perché sono tutti con la toga, tranne me e Filippo, che quindi stogliamo un po', ma chi se ne frega. Ragazzi, iniziamo con il primo giro, vediamo se riusciamo a disturbare qualcuno. Vediamo, io e Filippo passeggiamo e vediamo un po', vediamo. Ci siamo! Ragazzi, scusatemi, ciao, posso disturbarvi? Siamo in diretta su R9, ciao! Ciao! Come ti chiami? Andrea. Tu? Federica. Di dove siete? Sant'Egidio della Vibrata. Ah, siamo vicini, io di Civitella. Ragazzi, come mai avete scelto di venire qui? Perché è una festa esclusiva e volevamo capire alcune cose di questa serata, ci piace moltissimo. Vuoi capire alcune cose perché devi rubare idee e fare... No, io sto già facendo una serata al Gattopardo, sono un collega, diciamo. Ho capito. Vabbè ragazzi, io vi lascio divertire, insomma buona serata, grazie mille. Ciao, grazie. Facciamo un altro piccolo giro, vediamo un po'. Becco loro, ciao ragazzi, buonasera. No, non mi dire no, iniziamo mai. Ciao! Facciamo un servizio, facciamola. Vai, come ti chiami? Francesco. Tu? Mattia. Tu sei qui, sei venuta apposta, è scappata. Ragazzi, dove siete? Giulianova. Roma. Roma, cosa ci fai qui? In vacanza. Come mai hai scelto proprio questo posto per venire? Parenti. Ah vabbè, è stato semplice. Sì. Allora, come mai siete venuti qui al Toga Party? Come avete saputo di questa serata? Io ho saputo tramite il mio amico, mi ha detto che è una serata devastante, bellissima, allora sono venuto. Infatti ragazzi, vi ribecco più tardi perché adesso siamo tutti sobri, voglio vedere fra un'oretta. Io capisco che tipo di intervista state facendo, ancora non raggiungiamo quel limite. Ah ok, vabbè. Bene, questa serata sarà disastrosa, io già l'ho capito, ho preso già il primo cazzotto. Ragazzi, sarà una cosa bruttissima, no scherzo. Qui è davvero bello, è pieno di toghe e ci stiamo già divertendo tantissimo. È partita la musica e fra un po' arriveranno i Planet Funk, quindi a più tardi, sempre in diretta dal Sayonara di Tortoreto per il Toga Party. Sayonara per il Toga Party. Nel giro di pochi minuti si è riempito ancora di più il Sayonara, siamo sulla spiaggia, è partita la musica, tutti ballano, urlano toga, insomma ci si diverte tantissimo e proviamo a vedere se riusciamo a raccontare. Brava ragazza della radio mai esistita, wow! Ok, continuiamo, ci riusciremo ragazzi questa sera a raccontarvi un po' la serata tramite le interviste, quindi io punterei sulle ragazze soprattutto, anche se appena mi vedono scappano, però vabbè, passeggiamo un pochino, vediamo chi riusciamo a beccare, vediamo un po'. Andiamo verso lo stand delle bevande, vediamo un po' se qui becchiamo qualcuno. Andiamo, Fili, dai! Ops, scusate! Ragazzi, nel frattempo sbatto, faccio cose, vabbè, capita. Allora, vediamo, andiamo qui da loro che c'è tanta gente. Ciao ragazzi, siamo in diretta su R9, posso disturbarvi, sì, vero? Disturba lui.
vedo, vado da te. Sì, bellissimo, ciao. Grazie, ciao. Come ti chiami? Alex. Anche voi, ditemi il vostro nome. Alessio. Andrea. Alessandro. Tu sei rosso stasera, sì. A differenza degli altri sono tutti bianchi, io nera, ma va bene. Lui è? Pretore. Ok, e voi siete? Semplicemente? Plebei. Basta società, vabbè, capita pure questo nella vita. Di dove? La cleba pure, servite la cleba proprio se... Basta manovalare, un po' di tutto. Sì. Di dove siete? Io di Giulianova. Vabbè, siete qui vicino? Alba. Mociano. Vabbè, siete di vicino. Ragazzi, aspetta, manchi tu, scusami. Cioè, le autori, cioè, scusami. Preferivo la pasta, capito? Ok. Tortorello. Tortorello, grazie. Mi aiuti molto con Tortorello. Vabbè, non ti preoccupare. Infatti, un po' sto... No, scherziamo. Gioco in casa. Allora, è la prima volta che vieni da un toga party? Io sì, la prima volta. Sì, tutti quanti. Sì. Anch'io, si vede il mio abbigliamento sbagliato. Ragazzi, vabbè. Quasi una toga però. Una toga nera, non so se sono una plebea, non so che cosa sono. Vabbè, raga, vi state divertendo, siamo all'inizio però. Sì, dai. Siamo all'inizio, però ci stiamo già divertendo. Sì, dai. Fatemi un commento, ditemi qualcosa, qualsiasi cosa su questa serata, come si prospetta? Ma secondo me si prospetta molto bene, poi non so. Vabbè, io ritorno fra un paio d'ore, voglio vedere le condizioni di tutte e quattro. Allora questa che sono quello buttato allora, per terra lì, sdraiato. Sono come adesso. Guarda che io mi ricordo di te e torno. Perfetto. Ci sono anche le riprese che testimoniano il tuo stato. Io non dico bugie, quindi puoi fidarti. Ragazzi, è tutto documentato, siamo in diretta e c'è anche il video, eh? Esatto. Ci vediamo fra un'oretta allora, va bene? Perfetto. Ragazzi, il tappeto della serata, io sarò il tappeto della serata. Ok, ti riconoscerò allora. Ciao ragazzi, grazie mille se sei gentilissimo. Sì, niente, buona serata. Ciao. Visto che siete fermi qui. Noi siamo in attesa del cocktail. Vabbè, intanto parliamo, no? Se no ti annoi. C'è una fila incredibile. No, non è vero, dai, non c'è tantissima fila. Ragazzi, siamo in diretta su R9, vogliamo fare un saluto a chi ci ascolta? No, siamo in diretta in radio, non è che ti vedono adesso. Già c'era poco. La telecamera imbroglia perché è un video che mettiamo su Facebook e poi tu ti puoi pure rivedere. Ah, ok, siccome ho pochi capelli, ho tentato di aggiustarmi quei pochi che avevo. Vabbè, sei sistemato bene, dai. Allora, come vi chiamate? Francesco. Fabio. Di dove siete? Di Mondone. Capitale. Sì, capitale? Bravo. Di cosa? La capitale di cosa? Grande ingegnere. Capitale. La capitale. Mondone, quella che sta sulla collina su. Io so dove si trova Montone. Lo sai? Sì. Sei venuta mai? No, però non sono mai venuta. Che ci sta a Montone di bello? Tipo? Io mi ricordo qualche sagra, qualcosa. Il teatro di strada. Teatro di strada. Dove Tre Sole e la Luna. Ti invito per un altro anno. Dove c'è il cartomante, tutte queste. Questa no, la... c'è il cartomante. Mi ricordo sta cosa particolare. No. Mi sbaglio. Allora. Ti ricordi male. Sto venendo bene. E quindi, va bene, lui sta venendo benissimo. È cambiato nel giro di 10 minuti. No, ti sei aggiustato. Ragazzi, fatemi un commento su questa serata, anche se è solo l'inizio. Allora, voi non potete vederlo, ma c'è lui che manda baci a Filippo, capito? Questo è il fatto della serata. Ma no, mi sto inquadrando verso la telecamera perché posso fare conquiste. Sì, sicuramente, dopo stasera qualcuno ti vedrà. Allora, fai un appello, dimmi come ti chiami, nome e cognome, così ti cercano su Facebook, perché ormai è un posto di conquiste, no, Facebook? No. Io ci tengo, su Facebook c'è una certa privacy, tant'è vero che non ho messo il mio cognome reale su Facebook. Allora vuoi lasciare il numero di telefono? Sì, senza problemi. Allora, dimmi un po' il tuo. Dimmi che cosa, il numero? Allora, 340. 06. Se dici il suo io muoio dalle risate, cioè mi butto per terra. 07. 10. 240. Non sto scherzando. Ragazzi. Ragazze, chiamate. Sono andato pure in palestra. Va bene ragazzi, prospetta una serata dura, ma davvero dura. Buona serata, divertitevi. Anche a te, a presto. Salutami Montone. Certo, senz'altro. Noi sentiamo più tardi, sempre in diretta dal Toga Party di Tortoreto. A dopo, ciao a tutti. Sayonara per il Toga Party, stiamo ascoltando gli MC Simpli. Insomma, ci stiamo divertendo tantissimo e vedo dei ragazzi. Penso di aver sbagliato il nome del gruppo e gli chiedo scusa. Me lo farò ridire dopo da loro. Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Vi state divertendo? Assolutamente sì, è la 20ª volta che siamo qui ed è sempre più bello. Perché ti piace allora, visto che so 20 volte che vieni? E poi non si farà da 20 volte sta festa, però vabbè. Quest'anno, perché è come tornare indietro nel tempo, ci sentiamo giovani, noi che sfioriamo i 40. No, è una bugia ragazzi, quanti anni hai veramente? 37. Ma vai a dormire, per favore, tardi. Giuro, ho 37 anni. 23, ci siamo. Io direi un 20.
5. No, 27. Vabbè dai, c'ero. Di dove siete? Sono di Napoli. Cosa ci fai qui? Sono in vacanza per 3 settimane. Allora dimmi 3 buoni motivi per venire in vacanza qui da noi. Sii serio, vai. Sole, mare, toga party. Grandi. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Ciao. Allora vediamo chi riusciamo a beccare. Le ragazze fuggono. Però troveremo qualcuna, insomma. Vediamo un po'. Ci buttiamo un po' nella mischia e andiamo a vedere cosa succede. Cioè, in realtà, ragazzi, cosa succede? Qui ballano tutti e si divertono. Allora, vediamo chi becchiamo. Andiamo. Ragazze, siamo in diretta su R9. Mi fate un saluto, sto cadendo. Aiuto. Ciao, come ti chiami? Giulia. Di dove sei? Di Alba. Ti stai divertendo? Moltissimo. È la prima volta che vieni? Sì, la prima. Lo consiglio ai tuoi amici, insomma, tornerai a questa festa. Certo. La musica ti piace? Molto. Allora io vado anche dalla tua amica che ride. Eccoci. Ciao, come ti chiami? Giorgia. Anche tu sei di Alba? Sì. Ti stai divertendo, Giorgia? Tantissimo, lo consiglio a tutti. Evviva, allora io ti lascio, vi faccio divertire, ballate. E vi dico che potete rivedere il video sulla pagina di R9, okay, del New Radio. Ciao a tutti. Ciao. Allora, altro giro, altra corsa, andiamo. Ciao ragazze. Ciao. Come vi chiamate? Diana. Natalie. Di dove siete? Roma. Francavilla, Puglia. Tu come mai? Allora, anche tu, aspetta, Francavilla. Ragazzi, pensavo che era di qui da noi, era abruzzese, no. Invece è Puglia. Puglia, ho sbagliato. Come mai siete qui allora? Vacanza? Sì, una mini vacanza, proprio per lei, proprio mi ha sempre parlato del tuo caparte, ha detto una meraviglia, è grandioso, devi venire, quindi. Ragazzi, lei è arrivata dalla Puglia per il toga party, mica male, cioè, mica chiacchiere. E tu come mai invece vieni qui proprio non solo per il toga party? No, io perché ho casa qui a Tortoreto, allora al toga vengo da tanti anni perché conosco tutti loro e ogni anno bisogna tornarci. Sono contenta, anche lontano. Ragazzi. Grazie mille. Grazie a voi. Divertitevi. Anche a voi. Allora voi mi guardate, arriviamo anche qui, ciao. Sì. Stiamo facendo un attimo Paolini noi. Cosa, scusami? Stiamo facendo un attimo il famosissimo Paolini dietro le telecamere. Ah, non ci avevo pensato, è tipo modalità stalker attivata, insomma, che state, esatto, dietro una... a rompere le scatole a chi finge di lavorare, perché anche noi di R9 ci stiamo divertendo è tantissimo. È un lavoro di tutto rispetto. Perché... No, vuoi mettere il mio lavoro, però ci divertiamo, noi lavoriamo e ci divertiamo. Esatto, un lavoro bellissimo, il vostro. Grazie, vuoi farlo anche tu, puoi fare i provini e puoi diventare uno speaker di R9. Ne terrò conto. Lavorate nel frattempo, girate nei locali alla moda. Vedi che bella grandi, vita. Nei grandi eventi, esatto. La faticaccia, eh. Non è da tutti lavorare in queste situazioni qui, eh. Lo so. Mi cantate, state cantando. Cazzate! No, ragazzi, no. Non lo intervisterò mai più il tuo amico. No. Chiedi scusa a tutti, non si dice. No, vabbè, no. Ciao. Allora, lo sai che ti dico? No, non mi dici niente. Non ti dico nulla. A te come ti chiami? Io, Gabriele. Ti stai divertendo, Gabriele. Beh. Sì, Gabriele si sta divertendo, anche il suo amico, anche se non è stato molto simpatico con noi, ma non fa nulla, buona serata anche a voi. Grazie. Ragazzi, noi ci sentiamo più tardi in diretta qui da Tortoreto, dal Sayonara per il Toga Party. A più tardi. Fantastica musica degli Empty Spaces, ragazzi, qui ci si diverte tantissimo e la spiaggia è davvero piena di toghe. Passeggiamo mentre investiamo le persone e cerchiamo di intervistare qualcun altro, così vi raccontiamo anche voi che ci state ascoltando da casa questa fantastica serata, perché ragazzi è davvero uno degli eventi cool dell'estate. Mi ubriaco e
son felice, anche se poi vomito. Ragazzi, questa è la situazione qui al Sayonara. Ma adesso andiamo ad intervistare Toga Party! Grandi, grandi, comba numeri uno! Voglio salutare la mia cognata, Larissa Pompizzi, è la numero uno in assoluto. Ragazzi, io non devo fare più nulla perché mi prendono il microfono, parlano, va benissimo. Tu come ti chiami invece? Io mi chiamo Antonello e vengo da Sant'Onofrio. Antonello, è la prima volta che vieni al Toga Party? Sì, sì. Ti piace? Sì, madonna. Quando hai bevuto? Diccelo, diccelo. Ho bevuto 4 birre e 3 cocktail. E siamo all'inizio, ragazzi. Buona serata, grazie. Ciao. Andiamo, continuiamo le nostre interviste. Andiamo da loro che ci chiamano, quindi noi andiamo. Ciao ragazzi! Ciao, grandissima! Un esempio di... Allora, qui ci sono già persone a terra che si rilassano e ballano. Come ti chiami? Io Danilo. Tu? Angelo. È la prima volta che venite? Lui è un angelo. Lui è un angelo caduto dal cielo. Ciao! Come ti chiami? Forse lo so perché te la faccio conosciuta. Simone Ippo. Da Sant'Egidio. Rigorosamente da Sant'Egidio. Corinna. Corinna? Nome vantaggio. Grazie. Lista numero uno di R9. Bravissimo, quanto ci piace questa serata. Fantastico, ragazzi, stai divertendo. Ma la grande. È la prima volta che venite? No, sono un veterano. È un veterano, allora perché vieni sempre da Stillo agli ascoltatori di R9? Perché è simpatissima. Anche tu mi sei simpaticissima, vai, alla grande, ragazzi. È una serata la fantastica. Grande Corinna su R9. Tutti il 10 agosto al Gatto Pardo. Vabbè, pubblicizziamo altre cose, alla grande. Io mi immagino se fosse sempre domenica. Ragazzi, io non ce la posso fare. Scappiamo da questa zona, ciao! Immagini! Io mi bacio se fosse sempre domenica! Tu fossi sempre libera! Magari, magari! Corinna, sei fantastica! Sei sempre libera domenica? No, occupatissima! Sei occupata? Grande Daniela, faccio vivere! No, ragazzi, è un'altra, non è per la R9! Salutiamo pure Daniela, salutiamo tutti! E salutiamo Serena, che stasera non c'è con noi! Salutiamo tutti! Allora ragazzi, la gente parla alla telecamera, non al microfono, vieni da me. Io mi sposo fra 15 giorni. Auguri! No, non è auguri. Ti giuro. Sì, auguri, tanti auguri. Grazie. Allora divertiti. Guarda la sposa. Dov'è la sposa? La sposa non c'è, la sposa è andata via. È fuggita, la becchiamo più tardi magari. Ragazzi. Sposa. Eccola! Ciao, tu sei la sposa? Sì! Ma davvero ti sposi fra 15 giorni? Il 3 settembre! Ma come mai? Cioè, cosa è successo? Perché fai ciò? Perché lo amo! Che cosa bella e romantica! Wow, ragazzi! Tanto romanticismo, ti stai divertendo? Tantissimo! Ok, ragazzi, loro si baciano e io risalgo invece e passeggio, me ne vado. Immagino però. Tu ti immagini, che immagini? Se fosse sempre domenica. Purtroppo non è così. No, è un peccato. Lei è libera la domenica? No, tutti occupati la domenica. Ragazzi, comunque noi ci sentiamo più tardi, sempre in diretta dal Sayonara con R9. Ciao. Funk, vieni qua, mi ti ricordo a Giulia Nova. Sì. Ciao. Come ti chiami? Il tuo nome non lo ricordo. Silvia. Ti stai divertendo? Lo vedo che ti stai divertendo. È l'evento dell'anno, è impossibile perderlo. Ragazzi, abbiamo beccato una delle ragazze più belle della serata. È la prima volta che vieni. Ale, ale, ale. Silvia, è la prima volta che vieni? No, io da 20 anni vengo. Ah, quindi è davvero da... Quanti anni hai? Scusami, che è da 20 anni che vieni qua. Da quando ho 5 anni. Ragazzi, da 5 anni lei viene al Toga Party. I miei genitori mi ci portavano. Ah, bene, quindi ci credo. Allora vado a intervistare anche un po' le tue amiche, no? Sì, proviamo. Vai. Ciao. Ciao. Ragazze, ciao. Come ti chiami? Martina. Ludovica. Tu? Francesca. Siete sorelle? Anche lei è un po' mia sorella. Non tutte sorelle. Amiche sorelle. Amiche sorelle. Le sorelle sorelle. Ok, voi invece siete amiche sorelle. Vi state divertendo? Da morire. È l'evento più bello dell'anno. È vero, dell'estate sicuramente. L'evento più cool. Cool, esatto. Di dove siete? Alba Adriatica. Ah, sei di qua vicino. Dice, quando vi vede ve le faccio accordate le ponte. Ragazzi, loro mi confondono con Serena, però non fa nulla, andiamo avanti.
proseguiamo. Ciao ragazze, grazie. Ci spostiamo un attimo, le sentiamo urlare. Andiamo allora, spostiamoci. C'è un po' di calma adesso perché c'è il cambio della guardia sul palco, perché arrivano appunto i Planet Funk, quindi c'è tantissima attesa. Ragazzi, facciamo un'intervista in diretta per R9, ciao! Ciao! Come ti chiami? Mirko! Mirko, di dove sei? Di Bellante! Come mai sei qui? Come hai saputo di questo evento? Lavoro al Sayonara! Ah, allora facile facile è facile, stato! Facile. Ti stai divertendo? Facile. Sì, sì, tantissimo! Ti auguro una buona serata! Grazie! Ciao, grazie mille! Ciao, ciao! No, a te già ti ho intervistato! A te. Ciao, come buonasera, ti chiami? Buonasera, Gaetano! Gaetano, di dove sei? Di Sant'Onofrio, comune di Cambli, provincia Grazie, Teramo. No, ma noi lo sappiamo dove si trova. Non c'è nessuna ditta, Gaetano. No, vabbè, ragazzi, allora ti stai divertendo. Mi sto divertendo, però faccio gli auguri alla ditta Pina Alberto Impianti Elettrici, noi spegniamo il buio. Ragazzi, qua ognuno fa come si pare. Allora, sì. Noi spegniamo il buio, ragazzi. Loro spengono il buio, va bene. Buona serata, ciao. Buona serata. Andiamo da loro due? Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Come vi chiamate? Raffaele. Jacopo. Vi stai divertendo? Un sacco, abbastanza, sì, abbastanza. Descrivetemi questa serata, andate a ruota libera, ma vai! Lui è un cultore della cultura romana e quindi questa sera si è calato nel personaggio di Augusto Cesare. Un plebeo. Allora che c'entra Augusto Cesare? Lui è un plebeo, che mi dici? Ci sarà sicuramente un plebeo che si chiamava Cesare. Poi. Giustamente, perché no? Tra i vari abitanti di Roma, sicuramente. Allora mi vuoi dire qualcosa dell'antica Roma, visto che tu proprio sei un esperto. Informaci. Qualcosa. Beh, sicuramente i romani si dilettavano con delle serate del genere. Facevano anche loro il toga party. Sì, non era proprio il toga party, un però... Un inno a Bacco. Un inno a Bacco, bene. Un baccanale. Vabbè, un inno a Bacco, sì. Con la toga, ma senza party. Senza party. Ho capito, tu ti stai divertendo, sì. Sì, abbastanza. Ragazzi, io vi auguro... Tra due ore sarà ancora meglio. Immagino. Cosa stai bevendo? Dimmi un po'. Questo è un gin... Che cos'era? Sarà un gin lemon. Vodka lemon. Un vodka lemon. Ok, ragazzi, dai, buona serata. Grazie, buona grazie. Serata. Ciao. Noi ci sentiamo più tardi in diretta dal Sayonara. Ciao, a dopo. Eccoci, siamo di nuovo in diretta dal Sayonara. Sul palco, finalmente, i Planet Funk. Siamo nel vivo della festa, ci si diverte sempre di più. E intervistiamo gente, ciao! Buonasera! Come ti chiami? Jacopo! Di dove sei, Jacopo? Di Giulianova! Ti stai divertendo? Molto! Dici un po' come sta andando la tua serata? Molto bene, anche se la musica non è che sia... No, non è vero, non dire così! Adesso hanno iniziato i Planet Funk, poi il DJ, c'è un po' di tutto! È un mix di musica, stasera per tutti i gusti! Ma sicuramente la... È molto bella la festa, quindi sono soddisfatto. Bene, dai, buona serata, divertiti. Anche a te. Ciao. Ciao. Allora, noi proseguiamo le nostre interviste. Continuiamo, vediamo dove ci possiamo infilare, perché ragazzi, qui è pieno di gente. Allora, andiamo, camminiamo. Io voglio beccare voi, ciao. Siamo in diretta su R9, come ti chiami? Lei non si chiama. Andiamo. Ciao. Intervistiamo Costanza, dai. Costanza, ciao. Non ci riusciamo a intervistare. Ragazzi, questa sera è molto difficile, però ci proviamo lo stesso. Cerchiamo di raccontarvi cosa sta succedendo qui al Sayonara. C'è questa spiaggia bellissima, piena di gente con la toga che balla e si diverte. E allora proseguiamo, cerchiamo di intervistare qualcuno. Andiamo. Le ragazze scappano, quindi proseguiamo, vediamo. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Siamo Mirko e Mario. Ciao! Ciao Mirko e Mario, facciamo un saluto agli ascoltatori di R9. Viva R9! Viva R9, sempre sintonizzati. Sempre R9. Ragazzi, infatti rimanete tutti collegati. Noi siamo amici degli Empty Space, abbiamo un gruppo di gente tutti come loro. Bravi! Siamo proprio... Viva R9! Gemellati. Un sorso in diretta, dai. Non lo licenziare per favore, perché... No, io non lo licenzio, ma io non bevo, sono al lavoro. Dai, no, dai, ragazzi, dai. No, non sei rock. No, ragazzi, no. Camera. No, ragazzi, aiutate.
ci cacciano, non no, mi cacciano. No, ragazzi, io sono Astemia. No, io sono Mirko. Ciao Mirko, buona ciao, ciao, ciao. Ragazzi, l'atmosfera si è riscaldata. Noi ci sentiamo più tardi, sempre in diretta dal Sayonara con i Fantastici. Ciao, come sono stai? Sono tornato. E come sei? Sei sobrio? Sempre sobrio. Un bacio. Dai, salutiamo gli ascoltatori. Allora, posso dire una cosa? Per favore, aggiungete Mirko Zitti, è lui, è lui. L'abbiamo conosciuto, l'abbiamo conosciuto. Aggiungetelo su Facebook, vai. Mirko Zitti. Lui, ragazzi, è allora, tanta roba. Va bene, ragazzi, dai, buona serata, divertitevi. Noi ci vediamo più tardi in diretta dal Sayonara con il Planet Funk. A dopo! Sayonara per il Toga Party. Allora, ragazzi, ricordatevi i vostri nomi. Alessio. Ernesto. Aspetta, Matteo. E Nathan. E Lux. Lux, Lux. Ragazzi, voi avete finito di suonare da poco. Com'è andata? Raccontatevela un po' voi che l'avete vissuta. Beh, direi che è andata di lusso stasera, abbiamo fatto lo show, sfasciate. Sì, si sono divertiti tutti. Beh, quindi è andata di lusso. Un sorriso falso. Sto mentendo, ragazzi, sto mentendo spudoratamente, ma fra un po' arrivo e mi ascolti meglio. So che avete fatto una lunga intervista con Valentina, quindi io non entro nello specifico del vostro gruppo. Io la racconterei più che altro, cercherei di dimenticare quell'intervista. No, a me mi hanno detto già qualcosa, ho avuto delle chicche della vostra intervista. Male male. Male male, perché ragazzi? L'importante è ricordare che Ernesto è patatino. Perché Ernesto sei patatino? Non lo so neanche io. Perché Ernesto è patatino? Non c'è un motivo, ma lo è. Perché ragazzi, lui è bello, è dolce e poi lui... Sì, 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 è davvero un patatino. Non la facciamo diventare come l'altra intervista adesso però, eh? No, no, perché no. L'andazzo è quello. Esatto. È quello. Adesso parliamo di Hemingway, E cosa mi vorresti dire di Hemingway? È un gran pescatore. Non ce la posso fare, io pensavo che con voi sarei andata tranquilla, interviste lisce. È più capone, Invece peggio degli altri, ragazzi. Sì, beh. Allora, io passerei la parola alla sezione ritmica, eh. Sezione ritmica, ciao, buonasera. Ciao Cristina, come va? Ragazzi, ma no, che Cristina. Lo so. Allora, dimmi le tue influenze musicali, vai. Allora, le mie influenze musicali me le ha già chieste la tua collega. Lo so, lo sto facendo apposta. Bastarda, però te lo siamo in diretta, no? Ovviamente sì. Ok, allora le ripeto in ordine. Radiohead, perché sono veramente dei poeti della musica. Poi il Gin Tonic, no il Gin Tonic lo sto Gin Tonic bevendo. Che gruppo è, scusami? No, lo sto bevendo adesso. Cosa da? Nine Inch Nails, perché sono veramente gli sperimentatori, i Battiato degli Stati Uniti d'America. E poi ovviamente Depeche Mode, è a pari merito con i Cure. Avete capito, ragazzi? Insomma, abbiamo fatto anche qualche istante di intervista seria. Bravo, io grazie Lux. Serio. Grazie. Prego Corinna. Grazie mille, ciao Nathan. Ciao. Nathan. Io volevo ringraziare. Un applauso a Nathan. Volevo ringraziare Ernesto per la disponibilità. Aiuto. Siamo veramente una famiglia, ragazzi. Siamo una famiglia. Siete una famiglia. Io farei l'applauso. Una famiglia che ascolta sempre R9. Assolutamente. Allora ragazzi, siccome siamo al Toga Party, parlatemi un po' di com'è nata questa festa. Beh, allora, questo passa la parola. Come è nata questa festa dobbiamo andare a intervistare i ragazzi che sono al tavolo giù in fondo. Ma tu ti rendi conto che io sto qua al palco e mi vuoi mandare giù al tavolo in fondo? Ma tanto sì. Grazie, grazie. Posso dire una cosa? Con quello che ti sei bevuto, se fai 15 metri male non ti fai. Ragazzi, non è vero. Mi farei anche di corsa. Ecco, ecco. Corinna. Prendilo a lui. Chi è? No, lui è... Ragazzi, qui c'è il delirio. Ciao. Attrazione del Toga Party. Attrazione del Toga Party. Parlami di sto Toga Party. Il single più amato e voluto della costa adriatica. Toga. Lui è l'anima del Toga Party. Il single più richiesto. È colui che trasforma quei pochissimi spiccioli investiti nel biglietto in alcol, divertimento ed è l'anima del Toga Party insieme ad Ernesto, però lui è la parte razionale, diciamo. Meno male che ci sei te. Io spendo i soldi. Vabbè, almeno qualcuno deve pur farlo. Io li amministro. Dimmi. Niente, mi ricordavi il nome. Grande Matteo, vero? Ragazzi,
ragazzi, stasera mi ricordo tutti i nomi, quindi non sono ubriaca perché mi ricordo tutti i nomi. Tutti così. Sì. Ma quindi sto toga party perché si fa? Com'è nato? Me lo vuoi dire? No, perché il toga party devi dirlo in là, noi parliamo solo del gruppo. Allora dimmi qualcosa del gruppo, non mi hai detto nulla. Ma tu mi chiedi il toga, chiedimi del gruppo. No, allora parlami del gruppo, hai un minuto per dirmi tutto quello che vuoi. Ragazzi, aiutatemi! I love you toga! Allora ragazzi, voglio tornare a lavorare la mattina col mio pungiglione, aiuto! Io sono il manager! Allora, manager, aspettate ragazzi, piano, qua è il delirio, siamo sotto al palco. Chi è che mi parla un po'? Allora, dimmi! La tua toga, che fine ha fatto la tua toga? Purtroppo devo essere indivisa, R9. Purtroppo noi se non abbiamo la toga non siamo un party. Noi no toga, no party. Il toga party. Va bene ragazzi, io vi lascio, ci sentiamo più tardi. Va bene, al tavolo il toga. Ok, andiamo al tavolo. Ciao ragazzi, ci vediamo più tardi in diretta dal toga party. In diretta dal toga party a Tortoreto, al Sayonara. Adesso cerchiamo di fare un'intervista seria, ciao! Ciao, ciao, come state? Bene, tu come stai? Benissimo, vi state divertendo voi? Sì, molto, anche se la gente ci salta addosso, insomma è molto difficile fare le interviste. Se vuoi posso... No, no, lasciamo stare, scherzo. Allora, so che tu sei uno degli organizzatori. Esatto. Parlamene un po' di è sto toga party. È il 20° anno perché è nato nel 96, ai nostri 16 anni, a casa. Da amici, di amici, di amici, di amici che sono... Fammi una ripresa che... Sono loro, sono qui al tavolo qui. Toga. Gli storici del toga. Ok. 20 anni che vengono e frequentano. E da una piccola festa è diventata... Una grande festa. Un evento. Quindi direi divertitevi. Toga, toga, toga. Senti, tu organizzi, ancora. No? Una cosa. No, ancora. Ma ti stai divertendo nonostante devi un po' badare a tutto, le cose, se ma tutto funziona bene, riesci a divertirti? Ma certo, cioè alla fine se vedo la gente che si diverte, certo. Si diverte, noi ci divertiamo. Anche quindi, noi ci stiamo divertendo. Toga, allora aspettate! Toga! 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 Si diverte tutto lo staff, allora ti diamo retta, hai ragione, ci si diverte anche lavorando. Quindi godetevela, divertitevi anche voi, la radio. Sì, noi ci stiamo divertendo, grazie mille, buona serata, ciao. Ragazzi, noi ci sentiamo più tardi, sempre in diretta dal Sayonara. Siamo di nuovo in diretta dal Sayonara per il Toga Party. Qui continuano a ballare con la musica dei Planet Funk, si stanno divertendo tantissimo. Ma noi purtroppo stiamo per chiudere, la nostra diretta sta terminando. Insomma, io, Filippo e Graziano andiamo a nanna. E invece noi, a voi vi lasciamo con la musica, vi lasciamo divertire. Noi vi auguriamo la buonanotte e lasciamo tutti quanti divertirsi qui, che continuano a ballare, a bere soprattutto e a venire a disturbarci mentre facciamo le ultime, gli ultimi saluti, no, le ultime interviste. Vai, salutiamo buonanotte insieme. Buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi. A tutti, grazie di averci ascoltato. Noi ci sentiamo domani. Siamo in diretta da Giulianova. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti.